È bello riaprire un pezzo di delle nuove scoperte della Regio Quinta, quindi Via del Vesuvio, che con i fronti di scavo messi in sicurezza, perché le grandi scoperte, voglio ribadirlo, sono venute fuori grazie a un grande lavoro di conservazione, di messa in sicurezza del fronte di scavo, cioè dove si erano arrestati gli scavi nell'Ottocento e dove una massa di lapilli 4-5 metri incombeva sulle rovine, producendo anche crolli, come sappiamo in passato. Quindi messa in sicurezza e ovviamente ricerca, e con questo riusciamo a riaprire Via di Vesuvio. Ma oltre a questo c'è gli Amorini Dorati, che erano stati chiusi per vari mesi per imprescindibili opere di manutenzione. Era una delle case più frequentate, i piani pavimentari soffrivano molto, quindi abbiamo fatto un lavoro di messa in sicurezza e di manutenzione di tutti i pavimenti, ma anche degli affreschi. E poi le Terme Centrali, dove siamo, per la prima volta si aprono dopo decenni. La nostra generazione non l'aveva praticamente mai viste aperte, ed è bello mostrare quello che era un cantiere nel 79, perché qui si stava lavorando per terminare uno degli edifici più ambiziosi di Pompei, perché adeguava i bagni ormai un po' desueti, quelli che erano le terme stabiane, le terme del foro, agli standard di Roma, nuove architetture, nuovi spazi ampi e luminosi, marmo ovunque. Questi dovevano essere ovviamente i bagni prestigiosi, ma l'eruzione ha interrotto i lavori e non sarebbero mai stati aperti. La casa di Leda è straordinaria, anche se ne abbiamo scavato solo un piccolo pezzo, perché ovviamente il progetto europeo prevedeva solo la messa in sicurezza dei fronti di scavo, non si poteva scavare tutta, altrimenti bisognava cambiare tutto il progetto, e con i fondi europei non si può. E però quello che è venuto fuori è un pezzo straordinario di una casa, forse di Liberti, direi io, molto vicina a quella dei Vetti. Già si entra e si ha un priapo come nella casa dei Vetti, un atrio adeguato agli standard anche dell'ultima fase di vita della città, con un atrio decorato dal mito di Dioniso, con satiri Menadi che svolazzano un po' ovunque sulle pareti, e poi un bel quadro di Narciso, e poi di lì nella stanza di Leda, dove un mito erotico, quello di Leda posseduta da un cigno, che doveva essere particolarmente interessante per chi lì entrava, soprattutto se si pensa a quella Leda che guarda in maniera concupiscente il visitatore, ha uno sguardo molto sensuale. Quindi è interessante, ci fa capire molto anche su questa società che decorava in questa maniera gli spazi interni delle case. Io sono contento che sia uscito, perché sono 5 anni di lavoro che ho voluto sintetizzare in questo libro, non solo quindi le mie riflessioni anche sulle nuove scoperte, ma anche un po' tutto il lavoro che è stato fatto, che è un lavoro di squadra. E infatti i ringraziamenti di questo libro sono lunghissimi, proprio perché questo libro è stato possibile anche grazie a un impegno di una squadra straordinaria che è stata qui sul campo e che ha visto affiancarsi archeologi, architetti, ingegneri, informatici, restauratori, tutti insieme per salvare Pompei. C'è la passione, c'è anche l'orgoglio, ma soprattutto la soddisfazione di vedere Pompei cambiata. La vedo finalmente anche io. Di solito si è sempre critici con i propri occhi, ma finalmente si può vedere una Pompei completamente diversa da quella che ho trovato nel 2014.